Capisco bene, perché io ho capito invece che a un certo punto io, la mia immunità, ho fatto il vaccino qualche mese fa, la mia immunità finirà a un certo punto, avevo Non è capito io. detto, non è detto, perché allora quello che succede è che gli anticorpi calano, il titolo Cioè, anticorpale basta farmi cala. un sirologico, capisco a che punto sono No, e no, no, no. non dobbiamo fare questo errore, perché è normale che il titolo anticorpale cali, ok? Però quando noi ci facciamo il vaccino, generiamo le cellule della memoria immunologica, che si attivano quando incontriamo il virus. Per cui se io incontro il virus, immediatamente queste Ah, quindi non è cellule... una cosa matematica. Io vedo che sono calati Ma e mi vado a fare la terza assolutamente dose. no. Ah, vedi, tante persone hanno capito così. Ma no, assolutamente no. E questo è un gravissimo errore perché la memoria immunologica si basa su cellule e non su anticorpi che si riattivano immediatamente nel momento in cui il virus entra in contatto con il nostro E quindi corpo. la terza dose, ma che criterio me la faccio? Cioè, noi Noi persone... per il momento non ci sono motivi per pensare che noi avremo bisogno di una terza dose. In questo momento io sarei contraria a una terza dose Per tutti. generalizzata. Invece sono Quindi Israele sta assolutamente... sbagliando che la fa a tutti. Israele sta testando, Israele sta testando, sta vedendo Fanno cosa un po' da succede. laboratorio Fanno un loro. po' da laboratorio, esatto. Però sono assolutamente favorevole alla terza dose come è Ma lei stata perché decisa ora. non consiglierebbe a me di fare? Se io mi sento più tranquilla per diventare sterilizzante, come dice lei perché me lo sconsiglierebbe? Pensa che potrebbe avere delle Beh, controindicazioni? prima di tutto dovremmo vedere quali sono gli effetti collaterali di una terza somministrazione e per il momento non ci sono e sappiamo che più le persone sono giovani, più il rischio di effetti collaterali aumenta. Quindi questo andrebbe Quindi andiamoci valutato piano, dice un lei. rischio benefici. Poi c'è un altro motivo, se io trasformo questo Covid in un'influenza, che motivo? La tratto come un'influenza. Allora, se lei si vaccina ogni anno contro l'influenza, va bene, ma i diciottenni non si vaccinano Allora, lei ha detto ogni anno. una cosa, secondo me, molto importante, che è quella che cerco di dire tutti i giorni, che è vero che il vaccino non ci rende immuni dal contagio, però ci rende sostanzialmente immuni dalla malattia, cioè una malattia grave, morte, queste cose qui ce le scordiamo. Mi spiega perché nel nostro paese continuiamo ad avere un tasso di mortalità così più alto che altrove? Perché ci sono ancora molti non vaccinati, ci sono moltissimi non vaccinati, milioni di non vaccinati negli over 50 e quindi queste persone se si ammalano hanno un rischio di morire importante. E perché noi non facciamo abbastanza tamponi, è sempre il solito discorso. Noi abbiamo sempre questo problema di sbilanciamento tra il reale polso di quanto il virus è diffuso e poi il numero dei morti. In Inghilterra fanno tanti tamponi per cui hanno dei numeri di Cioè, il contagio problema è altissimi. il denominatore, cioè se i tamponi Un sono po' il pochi. denominatore, e anche il fatto che abbiamo ancora tante persone a rischio non vaccinate, sono ancora tante, in Inghilterra hanno vaccinato molto di più di noi. Quindi insomma, perché questo numero di morti quotidiano a me mi continua ad angosciare, è vero che sono molti meno che in passato, ma lo trovo ancora una cosa terribile. Quindi lei dice, vaccinando tutti e tamponando di più, questa mortalità rapidamente la possiamo evitare, Noi secondo per lei? evitare i morti dobbiamo vaccinare tutti, perché chi sta morendo oggi sono persone che non sono vaccinate o persone estremamente fragili in cui il vaccino non ha funzionato. Ce l'abbiamo il